Allora lei è all'opera, cosa sta scrivendo? Oh, sto rimettendo in bella praticamente quello che abbiamo fatto nei primi due incontri del laboratorio, che si articolano appunto in quattro incontri, e stavo un attimino dando un'occhiata a quello che avevamo fatto sino adesso, per cui a che cosa è improntata l'autobiografia. Degli assaggi di scrittura autobiografica consistono in quattro laboratori nei quali attraverso suggestioni di scrittura, lettura di brani poetici e brani narrativi, aiutiamo i partecipanti a dissodare la memoria alla ricerca dei propri ricordi, del proprio passato. Si differenzia completamente dalla scrittura creativa. È un tipo di scrittura che appartiene a ciascuno di noi. Ma io sono una scrittrice allo sbaraglio, perché non ho una cultura. Ho la cultura di quei tempi, quando c'era la scuola d'obbligo. Quindi mi fa sempre piacere partecipare e conoscere tutta la cultura che ci attraversa durante la vita, perché prima non ho potuto raggiungerlo, ho fatto altro, perché allora la scuola d'obbligo ti mandavano a fare un mestiere. Io sono maestra di taglio e cucito, diplomata, perché un diploma me l'ho preso comunque. Si racconta il proprio passato, si raccontano le proprie esperienze. La scrittura viene fatta singolarmente, però nell'ambito di un gruppo. Possono condividere tutto quello che hanno scritto in parte, oppure possono non condividere. È nata nel lontano 1998 la Libera Università dell'Autobiografia, che organizza corsi e si occupa anche a livello scientifico di scrittura autobiografica. Per volontà, per realizzare un sogno, diciamo, di Duccio Demetrio, che è un docente della Bicocca, dell'Università Bicocca di Milano, è uno scrittore, un pedagogista, e ha, diciamo, ideato, tra virgolette, la cosiddetta pedagogia per adulti.